Una lapide sulla casa natale dopo una celebrazione eucaristica ed una parata con varie associazioni. Così la cittadina di Montella ha onorato l'ammiraglio Salvatore Pelosi, medaglia d'oro al valore militare. Ad intervenire con emozione ai nostri microfoni il sindaco di Montella, Ferruccio Capone, ed il figlio dell'ammiraglio, Giancarlo Pelosi. Questa mattina vogliamo rimediare a quello e l'intorto che abbiamo fatto a questo eroe, Salvatore Pelosi. Credo che le amministrazioni in passato poco hanno fatto per questo eroe. Cerchiamo questa mattina con la deposizione, l'apposizione di una targa presso la sua casa natia. Vogliamo onorare la gloria, la memoria di questo eroe, di questo marinaio, di questo ammiraglio che ha dato lustro e onore alla nostra cittadina. È un'emozione, sono anche molto onorato di essere qui dopo tanti anni e soprattutto emozionato e onorato perché vedo, nonostante mio padre fosse morto già da oltre 40 anni, ancora il ricordo che è sempre praticamente presente con lui e nelle sue gesta, ma tra le persone, tra la Marina, tra tutte le forze armate. Un ricordo, un insegnamento di suo padre, un valore di suo padre. Ma guardi, mio padre era una persona molto, come dire, taciturna da una parte, però molto rigida, ecco, cioè quello che lui diceva non veniva mai discusso, messo in discussione, cioè dire, era sempre perfetto e mi ha insegnato e mi ha inculcato questo senso di onore e di attenzione nei confronti delle persone. È una persona anche molto semplice, un montanaro, dico io, prestato prestato al mare. Non soltanto da Ariano Irpino, anche da Sant'Angelo dei Lombardi iniziano a muoversi per il ricorso alla Corte Europea contro la soppressione del Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi, che da sempre ha rappresentato un baluardo di giustizia e legalità in tutta l'Alta Irpinia. Pronta al ricorso Rosanna Repole, sindaco della cittadina alterpina, che mette in luce l'importanza del presidio giudiziario, ma anche di quello ospedaliero per un territorio sempre più in difficoltà come quello dell'Alta Irpinia. Continuo a ritenere che aver chiuso tribunali di frontiera come quello di Sant'Angelo, ma anche quello di Ariano, sia stato un grandissimo sbaglio, anche perché credo che se andiamo a vedere costi-benefici si tratta veramente di poca cosa, soprattutto per quel che riguarda l'ospedale e il tribunale di Sant'Angelo, sapendo che il cittadino deve recarsi ad Avellino, sicuramente la struttura non è delle più idonee, però questo oramai appartiene al passato. Oggi abbiamo il dovere morale, se ci sta anche una possibilità minima, di perseguire questa strada. Sono stata contattata, così come è stato contattato Ariano, dal coordinamento dei piccoli tribunali. Faremo la nostra parte, abbiamo un filo di speranza. Comunque la cosa che preme dire è che l'Alta Irpinia ha bisogno di questi presidi. Io prima ho fatto un lapsus parlando di ospedale, io credo che i cittadini dell'Alta Irpinia abbiano bisogno di un tribunale di prossimità che possa garantire, diciamo, la legalità, anche se dobbiamo essere molto grati alle forze dell'ordine che hanno conservato la loro presenza, anche l'hanno rafforzata, garantendo questo, diciamo, senso di legalità, e così come abbiamo bisogno di un ospedale che sia un ospedale che riguardi l'emergenza, che possa tutelare la salute dei cittadini. Una 3 giorni dedicata alla gastronomia e da tavole rotonde per il rilancio del turismo e dell'agricoltura in Irpinia. È stata questa la 7ª edizione della Sagra del Fagiolo Quarantino e della Patata di Volturara, un appuntamento che ha visto il suo momento più importante nel convegno di sabato mattina, che ha messo in luce l'importanza dell'agricoltura in Irpinia ed ha dato idee per tutelare e rilanciare definitivamente questo settore. Ai nostri microfoni il sindaco di Volturara Irpina Marino Sarno, il presidente del GAL Irpinia Sannio Rino Buonopane ed il deputato Angelo Antonio D'Agostino.
purtroppo le nostre zone vivono un momento di crisi che purtroppo si prolunga nel tempo. E il titolo è provocatorio di questo convegno: agricoltura, turismo, illusione o possibilità di sviluppo. Proprio questa è la domanda che ci poniamo oggi e soprattutto viene posta questa domanda in questa grande festa dei prodotti agricoli di eccellenza. E devo dire che sono molto soddisfatto di come sta andando questa festa. Approfitterò di questa bella occasione organizzata anche con l'aiuto della Proloco, che è molto attiva qua sul territorio, per parlare di distretto biologico, uno dei progetti del GAL Irpinia-Sannio, una realtà, posto che è già stato di fatti costituito, riteniamo uno strumento validissimo ai fini del recupero, dello sviluppo delle aree interne. Turismo e agricoltura sono un binomio importante che bisogna spingerlo, anche perché tutti i progetti presentati, anche la comunità europea spinge su questo, perché è un binomio perfettamente in linea tra turismo e agricoltura. Beh, Roma può fare tanto, ma più che Roma può fare tanto la regione Campania, che già sta facendo tanto. Credo che sui PSR e su tante altre misure ci sono diverse risorse che vanno utilizzate in questa direzione, ed è importante perché è un binomio, come dicevo prima, fondamentale per lo sviluppo del nostro territorio. I tanti incendi dell'estate appena trascorsa hanno creato non pochi problemi e rischi all'agricoltura in Alta Irpinia. L'emergenza più importante in queste ore, se dovessero tornare prepotenti le piogge, è quella legata al dissesto idrogeologico, poiché sono decine gli ettari di bosco distrutti dagli incendi. Ai nostri microfoni la paura di alcuni agricoltori ed il punto di vista dell'agronomo Donato Morano. È stato distrutto parte del paesaggio, diciamo. Il verde è una cosa bella, importante. Sicuramente gli alberi, oltre che sono importanti anche per attirare la pioggia, come tutti sappiamo, sicuramente sono stati piantati in zone franose, quindi il loro compito era anche di trattenere il terreno con le radici. Adesso è tutto distrutto. Tanti incendi, tante difficoltà per voi agricoltori. Quali le più importanti? È importante che per pascoli, per animali, per recinzione, queste cose qua. Quindi questi incendi che cosa hanno distrutto? Distrutte pini, querce, tutte piante, no? Noci, queste cose qua. Gli incendi hanno causato così, soprattutto su tutte quelle parti boschive che furono piantate negli anni 70 da parte della comunità montana, ed erano delle aree che interessavano, diciamo così, quelle zone ad alto dissesto idrogeologico, franose quindi, e insomma vulnerabili tutto sommato. Insomma, con le piogge torrenziali, estive ed anche invernali, trattandosi di terreno argilloso, si creano degli scivolamenti a valle e quindi insomma creano anche delle difficoltà per quanto riguarda le lavorazioni agricole. Prima campanella per tutte le scuole anche in Alta Irpinia, dove per migliaia di studenti questa mattina si sono riaperte le porte dei vari istituti. Saluti ed abbracci tra ragazzi, ma anche tra docenti al Maffucci di Calitri, dove il dirigente scolastico reggente Gerardo Vespucci ha dato il benvenuto alle prime classi. Siamo tornati qui a Giorenni. Troppi pischelli, non va bene. Comunque questa scuola è sempre stata al top nella zona di Avellino. Comunque è un onore entrare in questa scuola, ultimo anno per me e per i miei compagni, alcuni dei tanti, e poi ci lasceremo con una lacrima in più. Quest'anno speriamo di cominciare col piede giusto, il mio anno è il quinto anno, quindi si spera nelle migliori delle situazioni, anche per quanto riguarda la fine anno, esame, tutto, la migliore sinergia tra compagni è sempre ben accetta. Chiaramente è sempre bello vedere, rivedere gli amici cari e rincontrare i professori, quindi sono felice di intraprendere quest'ultimo anno scolastico al Maffucci di Calitri. Siamo in una prima classe del liceo artistico di Calitri, bella, numerosa, piena di ragazze, di giovani che da tutti i paesi del nostro territorio, provincia di Potenza,
Bisaccia, Lioni, Teora e Calitri, ovviamente, sono qui insieme. Questo incontro tra diversi è la più grande ricchezza della scuola secondaria di secondo grado e anche del nostro territorio. Scoprire che i ragazzi ignorano anche i paesi limitrofi è l'occasione giusta per far capire che si parte a costruire una storia. Una vera e propria cerimonia di accoglienza anche all'Istituto De Sanctis di Sant'Angelo dei Lombardi, con il dirigente Gerardo Cipriano, che ha accolto nell'auditorium della scuola i nuovi iscritti e tutti i loro genitori. Ai nuovi studenti del De Sanctis chiederò innanzitutto di rispettare quelle che sono le regole e i regolamenti della scuola, di studiare in maniera diligente, costante, puntuale, di essere sempre pronti alle nuove opportunità che il nostro istituto, tramite l'ampliamento dell'offerta formativa, vorrà ovviamente progettare e promuovere ai ragazzi. E ho già detto loro, passando, e lo riconfermerò adesso nei saluti di inizio anno alle classi prime, di inseguire i propri sogni. Il progetto pilota negli ultimi due anni, da molti, forse da tutti, è stato visto come la panacea dei mali e dei problemi altirpini. Oggi più che mai, dalle parole bisogna passare ai fatti. E sì, perché nelle ultime ore a Roma è stato firmato l'accordo di programma quadro tra governo, regione e città dell'Altirpinia. Con la firma dell'APQ finisce la fase preparativa, si potrebbe dire teorica, del progetto pilota. Ora dovrebbe iniziare a concretizzarsi la progettazione, perché l'Altirpinia ormai attende da più di due anni. Infatti sono finiti tutti i passaggi burocratici e amministrativi dopo l'approvazione nei mesi scorsi della Regione Campania e del Comitato Nazionale per le Aree Interne. Adesso quindi l'Altirpinia non vuole più alibi, si partirà dalle schede relative ai vari settori, dalla sanità con il potenziamento delle due strutture di Bisaccia e Sant'Angelo dei Lombardi, fino alla mobilità con la messa in sicurezza di alcune strade, in particolar modo nella zona di Monteverde e Lacedonia, dal mondo della scuola e dell'istruzione fino al turismo e alla forestazione. Il territorio altirpino vuole servizi veri, maggiori infrastrutture realmente funzionanti ed una migliore organizzazione delle stesse, ed in molti hanno fatto credere che il progetto pilota avrebbe messo rimedio a tutto ciò. Sarà vero? Questo solo il tempo potrà dirlo, perché da domani si dovrà fare i conti con le diverse esigenze dei 25 comuni, con le aspettative dei vari sindaci e con la capacità di fare sintesi degli amministratori che stanno portando avanti il progetto stesso. L'iter delle firme ed il giro delle approvazioni è finalmente finito. Ora l'area pilota è realtà, si faccia in modo che non resti tale solo su quelle carte firmate a Roma nelle ultime ore. Era nell'aria da qualche mese, ma questa mattina il tutto si è concretizzato. Il sindaco di Conza della Campania, Vito Cappiello, ha rassegnato le proprie dimissioni con una lunga lettera che spiega le motivazioni della sua decisione. Che nella maggioranza del primo cittadino Cappiello ci fosse più di qualche attrito era risaputo un po' da tutti, ma vista anche la scadenza naturale del mandato nella prossima primavera, in molti credevano che la legislatura sarebbe giunta a termine anche tra mille difficoltà e spesso scontri all'interno della compagine di maggioranza. Così non è stato ed il sindaco si è dimesso. I temi più caldi di discussione sono stati senza dubbio alcuno la realizzazione del biodigestore e la gestione dello SPRAR locale, uno dei primi della Campania. Ma i botta e risposta al veleno tra Cappiello e ormai gran parte della sua maggioranza erano all'ordine del giorno, con minaccia di dimissioni da una parte e dall'altra. Alla fine sono arrivate in modo ufficiale e sono quelle del primo cittadino, che ha commentato con serenità ma anche con tanto rammarico il tutto. Ho sentito sempre la vicinanza delle persone semplici, dei cittadini, dice Cappiello, che hanno compreso la mia volontà di maggiore trasparenza e pubblicità in tutte le decisioni pubbliche. Tuttavia la sensazione che mi pervade da mesi, direi quasi da anni, è quella di un progressivo isolamento che registro in maniera più forte allorquando devono compiersi scelte che più incidano sulla vita del paese. Ho avvertito il fiato sul collo per le reiterate minacce di dimissione
canzoni, come le ultime di qualche giorno fa, firmate e mai ufficializzate. Credo sia arrivato il momento, conclude Cappiello, in cui l'intera comunità debba avere il tempo necessario per riflettere e poter valutare proposte e programmi in un arco di tempo sufficientemente congruo e con la dovuta serenità. Un invito sentito e sincero mi sento di rivolgerlo ai giovani. Siate protagonisti del futuro di tutti, soprattutto del vostro, perché siete la nostra speranza. Ora ci saranno i 20 giorni canonici per capire la scelta definitiva di Cappiello, ma la sensazione a conza della campagna è una soltanto: la campagna elettorale del 2018 è ufficialmente aperta.